watching you. Yeah.
Ciao a tutti amici di Ligue, siamo qui con Riccardo dei Partizan de Grado. Allora Riccardo, è stata una partita molto combattuta, anche l'altra squadra devo dire che è tenuta abbastanza testa. Cosa ne pensi di questo match disputato? Grazie arbitro! Noi è la terza partita che facciamo insieme perché siamo una squadra tutta nuova, solo qualcuno. Di nuova formazione. Sì, di nuova formazione. Oggi abbiamo fatto la prima vittoria, per fortuna, anche se nel primo tempo era messa male un po' la cosa. Diciamo che avete ribaltato totalmente la partita. Sì, anche l'atteggiamento soprattutto. Cosa è successo? È cambiato, pensi sia questione di atteggiamento? Sì, l'abbiamo sottovalutato un po' all'inizio forse. E nelle tre partite precedenti, nelle due partite precedenti, allora cosa è successo? Non c'è stato che non andavo. La prima abbiamo giocato contro una delle squadre che ci avrebbe detto essere scoperta, tra l'altro ci hanno detto che era una delle favorite, quindi anzi abbiamo pareggiato bene. Quindi diciamo, abbiamo un buon risultato. Settimana scorsa eravamo un po' decimati perché mancavamo in tre. Però vabbè dai, sta iniziando ora, speriamo di fare bene. Sì, esatto. Ok, ti ringrazio, ciao grazie. Riccardo, grazie. Ciao.
ciao a tutti amici di Lighi, siamo qui con Alberto degli Spartani. Allora Alberto, è stata una partita molto equilibrata, secondo te per quale motivo? Allora, sicuramente è un risultato che ci va stretto perché comunque eravamo in vantaggio fino a un minuto alla fine, però paghiamo il fatto che è la terza partita su tre che siamo sette contati, quindi in questo torneo se non hai i cambi, almeno un cambio lo puoi pagare, infatti è stato così. E pensi sia stato l'unica vostra mancanza in un certo senso? Vabbè, sicuramente sotto porta potevamo essere più precisi, e poi quando non fai gol, quando sei in vantaggio rischi poi, certo, di pagarlo. Poi anche un fattore psicologico, un po' vi siete, esatto, demoralizzati forse un po', no? Sì, diciamo il pareggio è venuto un minuto dalla fine, quindi stava andando tutto liscio, però calcio è questo. Vabbè, dai, allora per le prossime partite vedrete di rifarvi in qualche Speriamo. Modo. Va bene, grazie, ciao, ciao Alberto, ciao a tutti ragazzi.